Una debacle che fa notizia perché il Napoli cade rovinosamente al rientro dalla sosta, subendo una clamorosa sconfitta nel primo dei tre round di aprile contro il Milan. Una serata perfetta per i rossoneri, disastrosa per gli azzurri, scesi in campo colpevolmente, senza quel piglio giusto e senza quella grinta che senza Osimhen inevitabilmente non si è vista. Parliamo di questa debacle con i nostri amici giornalisti, i nostri ospiti. Buongiorno a Marcello Altamura e Carlo Zazzera. Bentrovati. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Mario, buongiorno Marcello. Ciao Carlo. Dunque Carlo, il Napoli perde in modo fragoroso il primo round contro i rossoneri. Una serata ampiamente negativa, vi chiedo se te l'aspettavi, in realtà vorrei chiederla ad entrambi. Ma aspettarselo è difficile, soprattutto per la dimensione del risultato e la prestazione che è stata comunque rispetto alle precedenti molto sottotono. Sicuramente un risultato che ci può anche stare, il Napoli non può sicuramente vincere tutte le gare del campionato e perdere contro il Milan ci sta. L'attenzione secondo me deve essere tenuta alta non tanto sul risultato in sé, perché il campionato tutto sommato è incanalato talmente bene che un risultato del genere può cambiare poco nonostante l'ampio scarto. Bisogna stare attenti più che altro al risvolto psicologico che questo risultato può avere sulla doppia sfida di Champions, perché è chiaro che la Champions è una competizione a parte e lo sapevano tutti. Perdere questa partita prima di quella doppia sfida darà sicuramente più fiducia al Milan. Starà a Spalletti cercare di far pesare poco questo risultato sul doppio confronto che ci sarà a partire dalla prossima. Marcello, tu ti aspettavi questa debacle, ma soprattutto io ti chiedo se secondo te ci sia stato un retropensiero, magari anche inconscio, no? Ieri nel dirla giochiamola col freno tirato in vista proprio della Champions, per dare poi il massimo. No, non credo. È stata una serata storta perché il Milan ha dominato il lungo e il largo, ha vinto soprattutto la partita a centrocampo, dove il Napoli non ha offerto in quel reparto la peggior prestazione della stagione, con Lobotka cancellato da Bennacer, un Zielinski inesistente, un Anghissa giù di tono. E quindi l'ha persa fondamentalmente a centrocampo. È chiaro che, come diceva Carlo, giustamente la preoccupazione maggiore è nell'aspetto psicologico, perché la classifica del campionato non credo che possa prevedere sorprese. Però è chiaro che un 4-0 e un 4-0 maturato in maniera così fragorosa, in maniera così netta, qualche certezza la può fiaccare. E a me onestamente preoccupano più le parole di Spalletti in conferenza stampa, quando dice dobbiamo vedere se è un buco o una voragine. Se fosse veramente una voragine e non un buco, ci sarebbe veramente... Allora lì c'è da preoccuparsi, perché effettivamente, Carlo, abbiamo visto un Napoli molto nervoso, poco vivo fisicamente, e questo sicuramente potrebbe essere già un segnale su cui lavorare in relazione alla gara vista ieri. Ma l'assenza di Osimhen quanto ha pesato? Perché quella grinta di Osimhen mancata in campo, anche fra gli altri giocatori, può bastare a spiegarne la sconfitta, secondo te? A mio giudizio no. Premettiamo che la mancanza del capocannoniere del campionato ha un peso notevole ovviamente all'interno di una squadra, però non dobbiamo neanche dimenticare che Osimhen ha saltato una fetta neanche tanto piccola di stagione, e in quel periodo il Napoli le ha vinte comunque tutte, ha vinto, sì. E le ha vinte subendo pochissimo e segnando tantissimo, quindi vuol dire che la squadra comunque ha dei meccanismi che le permettono di funzionare anche in assenza di Osimhen, e ieri la squadra era tutto sommato quella titolare. Non c'è stato, tu giustamente ipotizzavi un giocare col freno a mano tirato, ma i giocatori difficilmente questo lo fanno. Più che altro poteva Spalletti mettere in campo una formazione di cosiddette seconde linee, anche se tali non sono nel Napoli, per far riposare i giocatori in vista della partita di Champions, dove mettere i migliori.
il Napoli ha giocato con i migliori, con Simeone al posto di Osimhen, ma con la squadra titolare, quindi sicuramente c'è un aspetto diverso che va valutato e che va capito se è solo mentale o anche fisico. Esatto, però mi soffermerei su quello mentale anche, Carlo, perché in vista proprio del doppio confronto in Champions sempre con il Milan, secondo te la gara di ieri potrebbe minare psicologicamente gli azzurri, oppure al contrario, quanto accaduto ieri potrà permetterci di rivedere una squadra diversa ai quarti di finale? L'impatto psicologico c'è ed è certo. Ora, se questo impatto sia positivo o negativo dipenderà molto dal lavoro dell'allenatore, anche della società e degli stessi giocatori su se stessi e come riusciranno a fare gruppo nel momento in cui si ritroveranno ad affrontare tra poco più di una settimana di nuovo la stessa squadra con una prospettiva che è completamente diversa, perché comunque c'è da dire che in campionato era una partita dove, anche perdendo tutto sommato, come diceva giustamente Marcello, perdi poco e niente vista la situazione. In Champions è tutto completamente diverso, ogni gol preso o fatto ha un peso, ha un senso, esatto, diverso. Esatto, ma in realtà quello che ha fatto male di questa debacle è proprio i gol subiti, ne sono quattro, non pochi. In quest'ottica però si è voluto un po' esaminare anche cos'è accaduto, Marcello, e si è discusso tanto anche sull'impatto dello sciopero, del tifo organizzato, tant'è che ieri sera davvero sembrava di giocare fuori casa. Può aver penalizzato ulteriormente questo aspetto gli azzurri, secondo te? Sicuramente è un fattore di cui bisogna tener conto, perché sinceramente sentire al Maradona ieri sera soltanto la voce dei milanisti che inneggiavano al Vesuvio bruciali tutti e insultavano Politano non è una bella scena. È chiaro che questa componente pesa, perché nell'anno in cui il Napoli è avviato a vincere uno scudetto atteso 33 anni, nell'anno in cui il Napoli è riconosciuto universalmente, direi, una delle squadre più forti d'Europa, ieri sera DAZN ha proposto l'intervista esclusiva con Ancelotti, dove addirittura Casillas diceva: io mi aspetto in Champions una finale Napoli-Real Madrid. È oggettivamente autolesionistico questa cosa. Io mi auguro che questa contrapposizione tra i gruppi organizzati del tifo e il presidente, perché poi non possiamo parlare di società, dobbiamo parlare proprio di De Laurentiis, si componga. Io credo che ci siano spazi almeno di dialogo, perché secondo me questa situazione è anche figlia di un di posizioni che sono state sempre rigide e che non sono state mai mediate, e quindi mi auguro che si trovi, se non un tavolo, ma insomma un tavolo metaforico, uno spazio di dialogo per ricomporre questa vertenza, perché nell'anno in cui il Napoli vince il campionato, vedere il Maradona muto come una cattedrale è veramente paradossale. Esatto, tra l'altro in un certo senso, come è successo anche con la gara con la Lazio, la sconfitta di ieri potrebbe essere vista anche in ottica positiva per il Napoli, Marcello, perché come promemoria di un campionato tutt'altro che conclusosi, quindi effettivamente c'è ancora tanto da lavorare, tante le gare in corse, un invito comunque a non adagiarsi sugli allori, un po' come diceva anche prima Carlo. Sì, anche perché Spalletti ha giustamente sottolineato che il Napoli, dopo aver preso una sberla, ha sempre reagito. Si è sempre rialzato, per cui io credo che in questo frangente sarà così. E la partita con il Lecce, devo dire, meno male che si gioca di venerdì e non si gioca con più giorni di distanza, perché io credo che alla ripresa degli allenamenti la squadra vorrà dimostrare che quello col Milan è solo un incidente di percorso, esatto. Non vede l'ora di giocare. Esatto, Carlo, c'è appunto venerdì, Napoli torna in campionato contro il Lecce, una gara comunque da non sottovalutare. Secondo te che Napoli rivedremo prima di Pasqua, considerando anche quanto accaduto ieri? Napoli che saprà reagire, come dice anche il nostro amico Marcello.
Io non vorrei essere nei panni del Lecce. Io mi aspetto oggi un Lecce molto concentrato nella partita contro l'Empoli, perché credo siano coscienti che venerdì il Napoli arriverà in maniera completamente diversa rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Ripeto, non mi preoccupo dell'andamento in campionato del Napoli, perché credo che la risposta ci sarà, come ha detto Spalletti, come sottolineava prima Marcello. In Champions sarà diverso, non vuol dire che sarà negativo, che sarà come ieri, però sicuramente le motivazioni, il tipo di partita e l'ambiente saranno completamente differenti, e quindi su quello bisognerà metterci molta più attenzione, una preparazione completamente diversa rispetto a quella che si è vista per la partita di ieri. Battuta flash per entrambi: chi potrebbe essere l'uomo decisivo nella gara contro il Lecce? Carlo? Io credo che Kvara, dopo la partita che ha fatto ieri, possa essere uno dei più motivati a riscattare una delle forse pochissime partite negative che ha fatto finora. Marcello, per te? Raspadori. Mi aspetto Raspadori titolare al posto di Simeone, e l'ho visto ieri, è entrato molto bene ed ha recuperato molto bene dall'infortunio. Intanto diciamo forza Napoli proprio in vista di questa gara contro il Lecce di venerdì. Grazie a Marcello Altamura e Carlo Zazzera per essere stati con noi, buona giornata. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi, pubblicità.